Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Yamaha YZR di Valentino Rossi, conosciuta meglio come la M1. Questo è un modello che mi ha commissionato un mio iscritto, Diego. Ciao Diego, se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse il piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente, grazie. Prima di andare a vedere tutto quello che troviamo in questa nuova consegna, ci tenevo a ringraziare tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi, perché continuate a dare vita al canale. Per quelli invece che ancora non si sono iscritti, spero solo per dimenticanza o distrazione, ma che hanno piacere di farlo, ragazzi, iscrivetevi, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Grazie. Abbiamo 4 uscite. Finalmente. La spedizione è la numero 6 e va dalla numero 14 alla numero 17. Riceviamo anche il raccoglitore, sicuramente ce ne saranno due, è un cartonato rigido, niente di che, però ecco, possiamo comunque mettere qui i nostri fascicoli una volta che finiremo la collezione. Bene. Adesso in questo video unboxing farò vedere tutto quello che è contenuto nei fascicoli e darò la possibilità a chi lo desidera di poter dare anche lettura ai testi, oltre che guardare le immagini. Quindi sarà necessariamente un video più lungo come durata. E stavo pensando... Ok, sì, facciamo così. Sì, ho pensato a voce alta, scusatemi ragazzi. Ecco qui. Alla De Agostini hanno fatto un po' di errori perché il numero che c'è, le ultime due cifre dopo il codice, sotto il codice a barre, sono il numero, dovrebbe essere il numero delle uscite del fascicolo. In questo caso, vedete, qui ci dice 15, ma questa in realtà è l'uscita 14, però l'importante è che i pezzi siano corrispondenti al fascicolo, ovviamente. Andiamo a dare un'occhiata subito all'interno del primo fascicolo, la seconda di copertina che si ripete in tutte le collezioni che deciderete di intraprendere, è destinata ai numeri utili e ai servizi. Adesso buona lettura ragazzi e guardate le immagini. E qui Rossi e Stoner, indimenticabile questo sorpasso sulla terra, incredibile, cioè, ma guardate, e non cade, meno male, guardate cosa ha fatto questo fenomeno, perché di un fenomeno si tratta, non è che uno più va in moto e più diventa bravo e lo diventa come lui, sono fenomeni, nascono così, poi chiaramente migliorano col tempo e con l'impegno ovviamente. A me piace fare vedere tutto, spero che gradirete questo mio modo di decidere di fare i video. Ovviamente poi nei video successivi, quelli dedicati al montaggio, sarò molto più veloce perché salterò questa parte. Questo andiamo a vederlo dopo quando apriremo il sacchettino con il primo contenuto del numero 14. Fasi del montaggio. E poi prima di salutarci non andate via perché alla fine
di questa presentazione di questi nuovi numeri, andrò a prendere tutto quello che ho montato fino al numero 13 e poi ci salutiamo. Il modello è un'edizione De Agostini in scala 1 a 4, è lungo 52 cm o 54 cm, non ricordo bene, e peserà oltre 5 kg. Per molti può sembrare noiosa questa parte perché subito vogliono andare al montaggio del modello, però io penso che chi ama la storia di questo grande pilota sicuramente avrà anche piacere di leggere i contenuti, perché ci sono informazioni davvero interessanti. Provate a leggere un fascicolo e vedrete. Bene. Questo è il coperchio della testata. Tutto in metallo. Questo anche è metallo. Non posso aprire il sacchettino come vorrei con lo sfregamento del dito pollice con l'indice, perché mi dovete scusare, non sono neanche belle da vedersi, ma ho provato a mettere i guanti ma non riuscivo a lavorare bene e quindi ho le mani un po' rovinate. Abbiate pazienza, voi concentratevi sui pezzi. Ecco qui. E questa è la piastra del coperchio. Stavo guardando un'occhiata alle immagini del montaggio. Non metto davanti il fascicolo, altrimenti mi va fuori fuoco. Se mi si mette a fuoco l'immagine del fascicolo, sul fascicolo mi va fuori fuoco l'immagine del pezzo che ho in primo piano. Ecco, per questo motivo ho deciso di fare questo. Comunque poi andrà messo così o così, vedremo. No, così è impossibile perché andrebbe a cadere proprio su questo pezzo. Quindi sicuramente va messo così. Ecco, guardate quanto è bello. Vi voglio pesare questo pezzo, così vi rendete conto perché poi ci si arriva a questo peso che supererà i 5 kg. E poi un'altra cosa, date un'occhiata a queste. Sono, aspettate che ve le indico, sono le finte brugole. Guardate queste nere, avete visto il particolare? Bellissimo, più tutti i puntini neri delle viti. Guardate, questo è un pezzo unico che hanno poi migliorato con queste attenzioni importanti, perché fanno la differenza, come potete vedere. Esteticamente bellissimo, anche la verniciatura tipo martellata molto bella. Ecco qua, andiamo a vedere con la nostra bella bilancia quanto pesa questo pezzo.
66 grammi, vi garantisco che non è poco. 66 grammi non è poco. E per i nostri amici che hanno un'unità di misura differente dal chilogrammo, il peso è questo. Ecco qui. Bene, poi troviamo anche una serie di viti. Eccola qui. Vite a stella. E vi faccio anche notare un'altra cosa. Guardate, questo, come abbiamo appena detto, è il fascicolo numero 14, quello che abbiamo appena visto, dove ci dicono che riceviamo appunto il coperchio della testata. Quindi qua avremmo dovuto avere il montaggio del coperchio della testata. No, hanno sbagliato quelli che hanno rilegato i fascicoli. Non oso immaginare la De Agostini cosa non gli avrà detto. E guardate, questo è il numero 15. E cosa troviamo nel numero 15? Ci dicono che troviamo il cruscotto e la strumentazione, di conseguenza dovremmo seguire il montaggio di questo pezzo, e invece no, sono contentissimo di essermi sbagliato, non taglio neanche il video, meglio, non sono capace a tagliarlo, ma non ho intenzione di rifarlo perché mi piace così, nel senso che ho sbagliato io, sono contento perché insomma non osavo pensare cosa avrebbero mai potuto fare a quelli che hanno rilegato il fascicolo, meglio così. No, è completo il fascicolo, è giusto, quindi non montiamo, mi ha portato fuori strada, non montiamo un fascicolo da una parte o dall'altra, mi ha portato fuori strada questa immagine. Vedete, qua riceviamo il coperchio della testata e qui si parla solo di marmitta e nient'altro, e non ci dice neanche, come dicono spesso, metti da parte il coperchio della testata. Ecco, per questo motivo pensavo si fossero sbagliati, meno male non si sono sbagliati affatto, meglio così. Bene, passiamo al fascicolo numero 15. Fascicolo numero 15, ecco qua. Mi raccomando ragazzi, se avete piacere condividete nei gruppi dedicati su Facebook i miei video, grazie. Quante collezioni che stanno uscendo ragazzi, andate a vedere sui vari siti. E poi mettete abbonamenti e non potete immaginarvi, perché tante vengono pubblicizzate, ma altre non vengono pubblicizzate. Andate a vederle. Questo lo guarderemo dopo. Fasi del montaggio. Andrebbe una bella musica di sottofondo, ma io non sono capace a metterla e quindi facciamo finta di essere in biblioteca, dove non si deve parlare.
Ci sono delle foto bellissime, delle immagini bellissime. Ecco, l'unica cosa, avrei fatto una finitura cartacea differente. Questa è molto molto carta, come, non so come spiegarmi. Non è traslucida e poi comunque, ecco, è facilmente danneggiabile se non si fa veramente attenzione. Questo è un modello finito. Prendiamo l'uscita 15. Eccola qui. Vedete, apro tutto con voi. Allora, abbiamo lo schermo di strumentazione dove poi ci sarà una decalcomania dedicata. Per adesso non c'è. Eccola qui. Aspettate un attimo. Ok. Sembrava adesso un vetrino sopra. Guardate com'è traslucido, bellissimo. Poi abbiamo questo qui che è il pannello spie di segnalazione. E poi guardiamo bene questo pezzo nel dettaglio, che è sì in plastica, però la finitura, così come anche altre parti che abbiamo visto in precedenza, sembra veramente carbonio. Guardate. Questi sono i tappi che simulano appunto la parte superiore dell'ammortizzatore, della forcella anteriore. Scusate. Ecco qui. Riponiamo tutto nel suo sacchettino, non dobbiamo perdere nulla, sono molto delicati. Bisogna sempre non avere fretta quando si montano i modellini. Deve essere un piacere. Ecco qui. Andiamo quindi a prendere adesso il fascicolo numero 16. Per chi mi vede per la prima volta, quando alla fine di questa presentazione dei fascicoli vi farò vedere tutto ciò che è stato montato fino all'uscita numero, aspettate che guardo, mi sembra 13. Sì, fino all'uscita numero 13, dove sono contenute le forcelle anteriori. Rimarrete veramente meravigliati della perfezione di riproduzione di questi elementi. Sembrano veri. Veri. E secondo me è un pezzo veramente importante di questa moto a livello proprio estetico. Avendo fatto la finitura come gli ammortizzatori Ohlins originali, con l'anno di dazione sopra dorata, hanno fatto centro di sicuro. Scusate, ho messo
Un momento il video in pausa perché mi sono dovuto accertare di una cosa. Tutto a posto, non trovavo questa piccola staffetta qui, questa staffa che vedevo qui nelle istruzioni. Ecco qui. Questo è quello che troveremo nell'uscita numero 17, che è già in mio possesso, come avete visto già dal video unboxing. Qui ci fa vedere come è cambiata la posizione e la di guida dagli anni 70, 80, 90 in avanti. Quindi sono tutte curiosità importanti per chi ama questo sport e lo segue assiduamente. Ecco perché dedico più tempo a questo video, perché mi dispiace che le persone vadano subito a montare il modello senza leggere i contenuti, se non solo le istruzioni di montaggio. Sarebbe un peccato, insomma, perché sapere di più non fa male. Ecco qui, andiamo a vedere anche questo contenuto. Questo, così come anche il contenuto dell'uscita numero 15, è tutto in plastica, però adesso vi faccio vedere anche qua il particolare. Abbiamo due serie di viti, in realtà solo una, questa a stella, perché questi sono due rivetti, sembrerebbero due rivetti, ma in realtà rappresentano due viti, ma sono senza filetto. Ve lo voglio far vedere bene nel dettaglio anche questo pezzo. Però cribbio, mi sembra che non ci sia luce. Mettiamo un po' di luce. Ecco, guardate. Anche qui hanno riprodotto tutte le varie viti, oltre che la lavorazione in finto carbonio. Guardate, si vede proprio come nei tessuti quasi la trama e l'ordito della lavorazione, l'intreccio delle fibre di carbonio. E questo è il supporto del cruscotto. Queste sono le due piastre connettori sinistra e destra. Controllatevi sempre le lettere di riferimento. Vedete L e qui abbiamo la R, perché può succedere che vi spediscano due lettere uguali. Può capitare. Ecco qui, sotto sono così. A giudicare da questi perni, probabilmente andremo poi ad inserire dei tubicini di gomma. Qui, vedremo. E infine questa, che è la piastra di aggancio. Ecco, vedete queste, che sono in plastica. Ecco, riproducono questa centrale. Vedete,
Anche questo è lavorato come i due pezzi precedenti col finto carbonio. Riponiamo tutto, chiudete bene i sacchetti, così non rischierete di perdere alcun pezzo. E infine l'uscita numero 17. Eccola qua. Qui si parla anche del grande Marco Simoncelli. Questa è la tabella dei record di Valentino a Sepang. Secondo me un pezzo davvero da tenere come una reliquia, perché una volta finita questa moto sarà sì bellissima, però converrete con me che dipende anche dalla storicità dei modelli. Le varie aziende ovviamente cercano di trovare dei modelli sì belli ma che abbiano una storicità, che siano delle icone. Basterebbe fare per contro la stessa identica moto con un numero diverso e non avrebbe lo stesso successo. Abbiamo quasi finito anche quest'ultimo fascicolo. E comunque siamo arrivati già all'uscita 17, che se non ricordo male, questa collezione prevede 92 uscite. Pensate solo che razza di mescola di pneumatici hanno sotto per non scivolare con questa inclinazione, con tutta l'acqua per terra. Guardate. Ok, prendiamo quindi anche questo contenuto, che è rappresentato dal radiatore del liquido refrigerante. Andiamo a vederlo. Un gran bel pezzo, sia come dimensioni che come finitura. Ho già notato il tappo di chiusura che è bellissimo. Adesso ve lo faccio vedere ovviamente anche a voi. Una serie di viti pastella. E secondo me, ecco, l'errore che hanno fatto è quello di usare le viti a stella. Ci sono delle viti a brugola anche così piccole che a livello estetico sarebbero state molto più gradevoli che una vita a stella. Molte non si vedono di queste, ma altre sì. Quindi capirete che quando si va a vedere una vita a brugola piccola così è anche bella da vedersi. Abbiamo il radiatore, fronte e retro.
con i due supporti. Abbiamo i due condotti di destra e di sinistra. Anche questi in plastica. Guardate cosa c'è scritto qui. È bellissimo. Questi particolari sono quelli che fanno la differenza in un modello. Stessa cosa anche qui. MB Motorsport. Però vi volevo far vedere anche un'altra cosa che a molti può sfuggire. Guardate la saldatura qui che riproduce fedelmente quella che si fa sull'alluminio. Guardate il cordone di saldatura. Queste sono cose veramente fini. Potevano semplicemente fare un pezzo stampato e basta. Vedete, qua sotto per esempio non si vedrà e quindi hanno riprodotto il cordone sopra. Bellissimo. Così come qua sotto. Vedete, qui è semplicemente così e sopra è stato riprodotto, vedete? Mettiamo via anche questo e poi andiamo a vedere il tappo e la piastra del condotto. Ragazzi, scusatemi, l'ho già detto nei video precedenti, mi dispiace per le mie dita. Ho provato a mettere dei guanti, non ce la faccio a farvi vedere bene le cose. Sono abbastanza rovinate. Mi dispiace. Allora, questa è la piastra del condotto. E adesso guardate il tubo, e mi chiedo scusa, il tubo, il tappo. Vi faccio anche leggere tutto quello che c'è inciso sopra. Leggete, si vede benissimo, guardate cosa non si, cosa si riesce a fare nei modellini oggi. Pazzesco. Comunque, c'è scritto in diverse lingue, tra le quali, meno male, anche in italiano, non aprire a caldo. Bene, adesso metto pausa al video e prendo tutto quello che ho montato fino all'uscita numero 13 e ci vediamo dopo per i saluti. Eccoci di nuovo insieme, ragazzi, guardate che meraviglia. Questo è tutto quello che è stato montato fino al numero 13 e c'è veramente tanto. Guardate qui i collettori, tutti in metallo, solo queste due parti qua che sono le sonde lambda sono in plastica. Ok, vedete? Metallo, metallo. Questa è plastica con la sua bella marca. Me la volevo far leggere, eccola lì. Akrapovic. O Akrapovic. La parte finale, questa è tutta in metallo, la retina qui. Pensate cosa hanno fatto.
il musetto, plastica, ma se lo guardate sotto, anche questa l'avevo fatto notare, è una cosa che avevo fatto notare già all'inizio, guardate, vediamo se ce la faccio a farvela vedere. Sotto, se guardate il vostro modello, vedrete che non è liscia la plastica, ma è come se fosse in fibra di vetro, anche se questo ovviamente sarà in carbonio nella realtà, ma come se fosse in fibra di vetro perché è tutto a quadratini intrecciati dentro. Quindi ecco, avranno voluto riprodurre anche la trama sotto del carbonio. Ecco, qui si vede meglio. È vero, non si vede da sotto, però l'hanno fatto lo stesso, guardate. Vedete le righe trasversali qui, in obliquo. Così come anche di qua, che si vede di più. Ecco. È una cosa che fa piacere. Hanno voluto cercare di avvicinarsi il più possibile al modello reale. Bellissimo stemma Yamaha. Serbatoio con la prolunga qua del serbatoio. Ecco qui, questi sponsor presenti sulla moto di quell'anno, eccoli qua. Adesso vado soltanto a pesare questo pezzo qui per farvi capire veramente ancora meglio come hanno lavorato su questi modellini. Guardate. Poi andiamo a vedere anche bene la forcella, eh. Questa forcella pesa oltre 8 etti, che per i nostri amici non italiani che hanno un'unità di misura differente dai chili, questo è il peso. Questi sono i due collettori con i tubi che poi andranno ai silenziatori, quindi delle marmitte. Quasi 3 etti e mezzo. Che se andiamo già a sommare questi due pezzi, superiamo il chilo e due. Non lo superiamo proprio di poco. Guardate, 1178 grammi. Infine andiamo a vedere bene la forcella anteriore e poi vi do appuntamento, carissimi, ai video di montaggio di quello che avete appena visto qui. Ecco, guardate questa forcella. Sembra vera. Sto cercando di mettere a fuoco la scritta. Ok. Quello che vedete qui è olio che hanno già messo loro. Ha già i paraoli che perdono. Come nelle moto vere, dopo un po' che si usurano. Sapete cos'è che rovina soprattutto i paraoli nelle forcelle? Parliamo ovviamente delle moto vere. Per tutti quelli che hanno le moto, molti non lo sanno, ma è lo scarto quando a forza di frenare con i ferodi che sono contenuti le pastiglie dei freni sul disco, questo si attacca alla forcella, chiaramente,
perché è molto vicina. E siccome è molto abrasivo perché frena, no? Quindi frena sul disco, deve comunque avere un potere molto abrasivo di arresto. Questo cosa fa? Va a consumare i paraoli. Ecco perché chi ha la moto dovrebbe ogni volta che si ritira a casa prendere uno straccio, farlo girare e andare così su e giù da una parte all'altra intorno alla forcella. Poi guardare lo straccio e si renderà conto di quanto residuo di freni nero troverà sullo straccio. E questo preserva ovviamente i paraoli. Andiamo a vedere adesso come ammortizza e poi penso davvero di avervi fatto vedere tutto. Guardate, mi piace veramente, veramente tanto questa moto. Bellissima. Mi raccomando, guardate il senso di marcia. Vedete? Vi faccio vedere una cosa. La freccia, questa, deve essere rivolta verso la parte della marcia, ovviamente, così, senso della rotazione. Bene, ragazzi, adesso vado a preparare la foto della copertina. Io vi saluto e vi ringrazio del vostro tempo. Un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. E mi raccomando, sempre che ne abbiate piacere, non mancate ai prossimi appuntamenti. E ricordo ancora di dare un'occhiata alla mia playlist dove potrete trovare diversi modelli. Ciao ragazzi!